Ciao a tutti, sono le 6 tipo di mattina, sono in strada, sono in auto, in realtà sono ferma adesso prima del casello dell'autostrada perché stamattina avrò un mercatino a Mirandolo Terme, in provincia di Pavia, e sto aspettando tutte le altre persone con cui faremo carovana per andare. Tutto il giorno magari proverò a girare dei pezzi di video, vedere se riesco a fare questa sorta di vlog per farvi vedere appunto come funzionano un po' i mercatini ai quali partecipo, il posto dove sono, e magari vi darò qualche informazione visto che alcune me l'hanno chiesto. Quindi niente, dai, vi saluto, cerco di svegliarmi perché sono in coma e ci sentiamo, ci vediamo dopo, ciao! Quasi arrivati, il sole era ridente, c'è nebbia, fa caldo e c'è nebbia, un'umidità assurda nella ridente campagna, boh, penso pavese, penso, qua la campagna, ho bisogno di un caffè, aiuto. Sono appena arrivata e qua siamo in coda per poter scaricare e andare a montare appunto il gazebo e tutto. A prima vista è un posto bellissimo, ma veramente bello. Addirittura lì c'è una sorta di locomotiva antica, se si vede. Dopo magari provo a fare un tour, le piscine ho visto, lì in fondo ho visto che ci sono già dei banchi che stanno montando e niente, evviva! Questi qui sono i tavoli che ho preso su Amazon e sono comodissimi perché si piegano, occupano poco spazio e sono regolabili in altezza per fare su più livelli appunto il banco, e sono venduti in set da 3. Dopo vi metto il link qui sotto, io ho preso due set e un set da 3 costa circa 60 euro. Poi vi faccio vedere il banco terminato. Ecco, io ho appena finito circa di allestire, ho visto che ho sbagliato un attimo qua nell'angolo basso destro, ma non fa niente, perché c'è anche la musica che allieta, tra virgolette allieta, una che non è ovviamente il mio genere, e ce l'ho proprio dietro le spalle, penso che a fine giornata spiegherò questa cosa, ma beh, adesso vado a farmi un giro e vi faccio vedere le altre cose che ci sono. Allora, adesso vi faccio fare un giro per il mercatino. Intanto vi faccio vedere due splendide ragazze. Lucia. Ciao Lucia. Ciao. Saluti le mie i miei iscritti. Ciao, ciao a Ciao. tutti. Lei è Lucia ed è il boss. E l'altro boss, posso riprenderti? Aiuto. Lei. Lei è Barbara. Ciao a tutti. E questo qua è il loro banco. Lei fa bijou. Fa un po' di tutto in realtà. È multitasking. Guarda, E questa qui è anche la... la novità. E invece qua abbiamo tutte... Questi qui cosa sono? Vasetti tipo riciclati, Sì, vero? Mi questo è avevi riciclo, detto? sì. Questa è Riciclo... pasta al E mais. insomma, qui ci sono delle bellissime scatoline. E dopo vengo a vedere con calma perché mi ispirano per metterci dentro. Io sono una patita collezionista Ah. di cofanetti e cose simili. E niente, adesso faccio un giro, vado a vedere altre cosine Riprendi interessanti. anche. Ah, scusate, ma a me quella roba lì mi sembra leggermente fallica. Scrivetemi qua sotto nel video se siete d'accordo con me, c'è anche tanto di... Ok, chiudo la parte vietata ai DM18 e vado a farmi un giro. E poi quest'altro banco qui, dove ci sono un sacco di sassi bellissimi, tutti decorati a mano. Questi qui hanno i nomi. Adesso faccio qualche domanda alla signora. La signora come si chiama? La Antonella. signora Antonella ha un sito, una pagina No, no, Facebook, no, 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 no. niente? E, ci sono queste idee carinissime sui sassi, ma sono dipinti a mano, sono Tutto decorati. fatto da mia Sì. nonna. Questi qui ad esempio hanno su delle poesie, mi sembra di capire. Belli veramente, questi qui con i cagnolini, i cavalli, il micetto.
dopo verrò a fare shopping. Ora faccio un giro velocissimo e faccio vedere un po' tutte le bancarelle. Grazie signora. Niente, arrivederci, complimenti. Buona giornata. Eccomi qua, sono arrivata al mio banco preferito, della mia donna preferita. Ciao. Ciao Margherita, anche tu sei la mia donna preferita. Allora, lei si chiama Mari. Piacere. Ed è una creativa che fa gioielli in tessitura, soutache, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere tutti bene. Tu hai una pagina Facebook? Sì, si chiama Soutage e dintorni. Ok. E adesso vi faccio vedere le figate che fa. Veramente il banco è diviso tra due tipi di prodotti, perché sua sorella, che adesso non c'è, ah no, forse arriva, ma non so se vuole essere ripresa, fa delle altre cose, ve le faccio vedere dopo perché sono stupende. Vi faccio vedere intanto i gioielli che fa. Cosa ho schiacciato? Pensavo di aver schiacciato una lumaca. Allora, guardate che cose stupende. Ecco, praticamente io avevo già visto da lei questa collana stupenda con queste super due che sono le Apollo Gold Matte. Esatto. E io me ne ero innamorata, me ne sono comprata da Cadoro tipo 800 pacchetti. Nel video te l'ho anche detto, perché le ho viste da lei. È stupenda questa collana fatta con le super due, poi vedete c'è un po' di soutache. Guardate questi orecchini, stupendi. Adesso glieli rubo tutti. È troppo troppo brava. Poi ha proprio un gusto nell'abbinare i colori che è proprio, riflette anche il mio gusto, per cui è stupendo. Poi qua abbiamo il macramè, è una mia amica. Ah, ok. Si chiama Daniela e anche lei ha la pagina. Mm-hmm. E si chiama Azzurro Chiacchierino. Ok, così. E invece tutte queste cose, le borse, posso riprenderci? Sì, c'è. Ecco, lei è la sorella più grande o più piccola? Più grande, e mi chiamo Maria Rosa. Ecco, Maria Rosa fa, intanto non ve l'avevo fatto vedere nel video, perché l'avevo postata su Facebook, ve li faccio vedere qua. Lei fa tutte queste piantine, non fa solo queste, dopo vi faccio vedere, all'uncinetto che sembra un cactus, io me ne sono innamorata. Hanno un nome specifico queste creazioni? Cactus. E sono proprio certe grasse e cactus. Che poi sì, è sempre la stessa cosa. E sono perfette per me, che ho il pollice nero e faccio morire tutte le piante. No, queste vivono sempre. Quelle di lavatrice. Hanno anche lavatrice. Quindi la perfezione. Io riempirò la casa di queste piante qua. E vi faccio vedere anche le altre cose che fa. Fa tutte queste borse bellissime. All'uncinetto, che pazienza. Guardate quella grigia là, che bella. Qui ci sono altre piante, ci sono anche i maialini pucciosi, Dio che belli. Quella è una nonnina proprio a sacchetti. Quale? Quella. Ah, ecco. È incredibile, ma che pazienza. Questa invece per il bagno. Per la toilet paper. Sì, esatto. Che robe chic, io le tengo buttate lì così sul mobile. Non so, ti ho chiesto già la pagina Facebook. Non me la chiedere perché ce l'ho, ma non lo so. Ok, te lo dico, poi io me lo dice. La sua pagina Facebook si chiama Creazioni Rosa. Ecco, meno male che hai la segretaria. Ragazze, vi ringrazio, il banco è bellissimo e ti salutiamo. E buon lavoro, allora. Anzi, faccio prima uno zoom su questo. Questo qui è top, è troppo carino. Io proseguo il mio giro. Un bacio. Ciao, Marcia, grazie. Ciao. Sono arrivata qui. C'è questo bellissimo banco con il miele, la propoli, vero? Della signora Graziella, che non riprendo perché giustamente non le va di essere ripresa. Diciamo polline. Sì? Polline. Ah, polline. Io stavo guardando questo che mi sembra molto interessante. Cosa ci si fa con questo polline? Allora, quello ti aiuta nelle tue difese immunitarie. Ah. Lo puoi mettere in tutte le bevande calde, tè, tisane, latte, tutto. Puoi metterlo nello yogurt, puoi metterlo sulla fetta biscottata con la marmellata, gli elementi sopra. E ha un sapore dolce tipo il miele? Allora, no, diciamo che sono tutti dolci diversi perché sono tutti fiori diversi. Ah! Quindi sono tutti dolci diversi. A vederlo così sembra incenso grezzo quasi, è bellissimo. Sono tutti, vedi, tutte palline. Sì. E così si trova nell'alveare direttamente così? Allora, no. Diciamo che le api arrivano con le pallottoline che vedi lì, sì, nelle zampette posteriori. Uh-huh. Noi gli mettiamo una cassettina praticamente con dei fori più piccoli, che loro per entrare nell'alveare lo devono lasciare cadere. Ah, ecco. E quindi glielo portiamo, che glielo portiamo via così. E queste invece sono candele fatte con cera d'api? Sì, proprio solo cera.
Ah, guarda che roba, questi qui sono invece proprio pezzi di alveare dentro il miele. Il favo, sì, si chiamano favi. Favi, ecco, pezzi di alveare, io ho grezzamente. Come vuoi, sì, però sono... Va bene, molto interessante. Buona giornata, grazie. Grazie. Allora io continuo il mio giro, sono arrivata a quest'altro banco, è pieno di creative in questo mercatino, quindi io sono contenta di questa cosa. Qui siamo a IBU di Gisella, creazione e riparazione bijou, e queste sono le due simpaticissime, bellissime ragazze, i titolari del banco, che adesso ci illustreranno tutte le bellezze che hanno. Quindi queste cose le fate insieme o le fa solo una di voi? Io. Lei mi aiuta a tenere, diciamo, ah, ok. Sì. Sì, è giusto, io fa da, da supporter, brava. Io invece ho un supporter lì che è mezzo morto, sì. Non serve a niente. Ah, è un deterrente per i clienti, quindi mi sa che finisco il video e corro a vedere, altrimenti oggi non porto a casa neanche un euro. Allora, io parto subito da qua perché vedo delle cose in tessitura di perline. Una stella, degli orecchini, questa qua è fatta all'uncinetto, vero? Sì, sì. Ha infilato le, ok, le perline, ogni tanto hai fatto la catenella. Ho fatto fatica ad infilare, però insomma alla fine... Poi, là. Con sotto una pietra dura, una perla. Qua abbiamo le bamboline con quelle da vestire, le vestite invece che quelle perline che a me non piacciono, sì. Le vestite, vedo, con i vestitini, questo qui è bellissimo in pied pull. Hai visto? Ah, che belli questi componenti, dove li hai presi? Li voglio anch'io. Sono due mezzi fiori, sono come si chiama? Li ho viste, forse su Etsy rosse. Messi senza incollarli, appoggiati soli, sì, li avevo fatti rossi per una mia collega. E poi dopo ho pensato di farli così, vedi, tutti in argento, con pasta di turchese. Ah, sì. Ecco. E anche questi sono in argento. Sono... Belli, belli, mi piacciono un carini, sacco. Carini, vero? Qua abbiamo questi in pietra dura. Sì, madreperla. Argento. È tutto argento, quindi questo argento, qua, vero? Sì, questo sì. Qua abbiamo ancora qualcosa in tessitura, degli anelli, delle collane. Questi sono componenti in resina, che belli, in resina, sì. Che belli questi. Sì, molto belli questi, sì. Anche questi sono molto molto fiorellini carini. Anche fatti da me, prendendo la stoppa, bruciandola, ricevendo. Sì, sì, fatti. Questo è nopale, che belle che sono quelle. Vero pietre. Che carina, sì, sì. Qua abbiamo qualcosa con il turchese. La cosa è molto elegante. Mi piacciono molto anche questi, guarda. Sì, con sotto le super due che fanno una sorta di fogliolina. Sì. Molto, molto belli, complimenti. Bella. Questi invece sono sempre vabbè all'uncinetto, ma sono proprio per le ragazzine. Gli ultimi nati sono i braccialetti. Questi? Gisella. Questi sono il, come si chiama, il cameo, il madreperla. Che poi bellini! Ho preso le perline, poi ci sono anche le iniziali. No, ma che belli sì, che sono quei... solo in un posto, guarda, anche l'anello. No, qua. Li voglio anch'io quei camelini, nella perla. Sono bellissimi. Li voglio anch'io, non mi dirai mai dove li hai presi, vero? Te lo dirò. Me lo dici dopo in segreto? Sì, te lo dico. Te lo dico per il video. Dietro la pianta. Sì, sì. Dietro la pianta. Ah, belli. Questi con la pietra di lava da uomo sono, io lo fanno da uomo, però vabbè, sì, secondo sì. Me anche una cosa l'ho fatto per mio marito anche uguale, sì, con il caucciù sì, ah, tu caucciù. Metti dentro l'elastico, sì, e i pallini sono in argento, non in argento, molto sì. Fine, perché se per caso ti capita di lavarti le mani, almeno non si rovinano per quello. Bene, anche ragazzi, questi per le ragazzine, vero, con le sferine, con sì. I cipollotti, si sono veramente una bella idea, sì. Beh ragazzi, vi faccio i complimenti. Grazie mille a te allora. E buon lavoro. Ciao. Ecco, adesso invece cambiamo proprio genere. Vado da Maristella, che ha questo banco stupendo con tutti oggetti fatti a mano. Decoupage. Qui vedo degli oggetti cuciti. Ecco, lei è Maristella. Posso farti qualche domanda? Queste cose le fai tutte tu? Sono tutte cucite a mano, guardate queste. Allora, no, queste ve le devo far vedere bene da vicino perché sono stupendi. Sono delle anatre, delle occhiette, sì, un cagnolino. Cagnolini, e dopo ci sono delle galline, qualche buffetto. Quanto tempo ci metti per farne una? Parecchio tempo, immagino. Sono cucite a mano, usi anche la macchina? Anche macchina, sì. Sì. E poi, anzi, vi faccio vedere anche le cose che ha di là. Che bellina, anche questa l'hai decorata tu? Sì. Una bellissima cassettiera al decoupage. No, si chiama decoupage? Bellissimo questo disegno che hai fatto sopra. Quello di un disegno stencil.
bellissimo. Io vorrei fare degli orecchini rimpiccioliti con questo disegno. Molto bello questo disegno. Guardate che bello questo piatto con le calle, un cuscino a gufo, e qui abbiamo anche un bidone del latte. A me piacerebbe saper fare queste cose, invece sono negata, ci ho provato qualche volta, zero. Ma tu fai corsi? Sì, ho fatto parecchi corsi e qualcuno lo faccio ancora. Quindi, perché, quindi se volessi fare un corso ti posso contattare? La tua espressione è stata eloquente, però io sono una che insiste, rompe le balle, te le romperò. Adesso vi faccio vedere anche il suo bigliettino. Ah, c'è la mail? Sì. E non c'è la pagina Facebook. Beh, come ti trovano su Facebook? Maristella Mariani. Ah, ok, quindi Maristella Mariani per trovare la sua pagina Facebook. E questa è la sveglia in una padella. Perfetto, come riciclare una padella? Ora date in testa a vostro marito, ora decorate così, che è meglio, giusto? Oppure prima la decorate così, poi gliela date in testa. Ecco, è così più chic. No, è bellissima con le ortensie. L'hai forata tu, hai fatto tutto te. Posso farla vedere da dietro? Che sì, sì. Anche perché poi le ragazze che guardano sono curiose, sono sicura. Ah, ecco, proprio perfetto. C'è proprio una padella così pesa e decorata in questo modo. Complimenti. Grazie mille. Grazie per avermi dato qualche minuto. Ciao. Ed eccoci qua, invece sono arrivata a un banco molto particolare. Come potete vedere ci sono un sacco di... sono Barbie. Intanto vi presento lei, che è la signora Esther. Buongiorno. Buongiorno a lei. Stavo facendo vedere le sue opere. La posso riprendere io, giusto? Certo. Mi dà il consenso? Posso sì. Riprendere anche sì, non ci sono il problemi. Marito? Che... Sì. Perché dopo vi farò vedere le cose che fa lui. Sì. Intanto partiamo da qui. Queste sono... mi sembrano anche... belle datate queste bambole, vero? Sono, sì, sono antiche, sono adesso non so di che anno, però sì. Tutte le Barbie che mi hanno dato, insomma, praticamente, tutte molto brutte. Quando... Io mi sono fermata subito perché mi ricordano la mia infanzia, ma le mie avevano dei vestiti sfigati che facevo io, invece la signora, guardate un po', cioè gli fa anche la borsa abbinata, questa qua sembra una sposa. Sì, è pizzo quello lì. Questa e questa, sono pizzo. Questo è il pizzo di una signora di 80 anni sì? Che faceva la sarta sì? E mi ha dato l'avanzo del suo vestito. E questo è di sua figlia. Pensate, ma i loro vestiti da sposa? Sì. Incredibile. E poi vedo che fa anche degli oggetti di bigiotteria. Sì. Ma quali sono le basi di vestiti? Sono dovuta fermare un attimo perché c'erano delle clienti. Vi faccio vedere anche tutti questi bijou che fa con le capsule, vero? Sì, sì, le capsule del caffè, è tutto riciclo. Adesso vi faccio vedere una cosa che fa... Come si chiama lei? Vi faccio vedere che cosa fa. Si vede che forse ha più pazienza. Sì. È lui che fa questi piccolini. Questi piccoli fiorellini. Questi fiorellini piccini. Sì, dopo io metto il corallino, faccio quello. Questo intreccio fa lui, che qui c'è un po', è un po' misto il lavoro, diciamo, ce lo siamo diviso. Questo intreccio... Beh, fate una coppia vincente. Sì, sì. Ecco, invece questi li ho fatti tutti io, tutti questi, sì questi, tutti questi. Oh, quello queste qua sono io. Bellissime queste collane, sembrano delle collane etniche fatte così. Adesso, che belle. Adesso ho diversi colori e ne farò delle altre con dei colori meravigliosi, perché... Sì. E quelle lì erano le prime, avevo poche capsule sì. E allora qualche è saltato fuori. Beh, però adesso una cosa molto ho bella. Dei colori molto belli e ne farò ancora perché è veramente bella quella collana. Questa qua lì. È anche motorizzata. Sì. E poi una Barbie motorizzata, sì. E invece? Con le scarpe di jeans. Cioè, c'ha l'outfit di questa Barbie è top, veramente. Qua abbiamo degli angioletti. Questi qui sono anche delle idee carine per Natale. Sì, sì. Da appendere sugli alberi. Da appendere sì. Sull'albero. Ma dove? Qua poi dove vedo, si vuole? Vedo che cambia anche genere. Questi qui sono dei bastoni che fa dei bastoni da passeggio, giusto? Sì, sì. Che fa il signore. E come fa? Sono delle radici. Vedo che sono tipo rami, radici. La punta dei pini. La punta dei pini? Cioè, va bene solo. La punta del pino. Si... tagliano il pino, ah. La punta la buttano e viene riutilizzata. E lei li ha scolpiti qua in alto, questi sì. Qui sono dei funghetti. Sì. Funghi.
Vado a vedere quei rami che si rompono, quei funghi e qui dove che sono. Ma lei è bravissimo a intagliare il legno. I serpenti. Vedete che questi ha qui? Tutti gli attrezzi per intagliare. Quello lì è il serpente. Pensate. Ma fa dei corsi lei per imparare? No? Peccato. Le cose belle. Ma quest'anno cosa abbiamo raccolto? Arrivo. No, che carini. Questi per il presepe, ad esempio, un'idea bellissima da mettere per anche per l'albero, ma dove si vuole, sono fatti a mano, Sempre con il legno? Sì. Ma con il legno di olmo questi qui sono fatti. Complimenti. Io ho fatto il cestino e lui ha fatto i funghetti. Siete una coppia imbattibile. Qua ci sono tante altre bambole. E adesso non so se vi ho ripreso, io torno a riprendere il recapito se interessasse a qualcuno. Voi fate spesso mercatini? Sì, facciamo di fisso a Tabiano, andiamo quasi tutti i sabati, adesso fino a ottobre penso, poi sono fermi, deve andare. Va bene, torno al mio banco altrimenti. Sì. Grazie. No, poi non bisogna lasciare. Grazie ancora, complimenti per tutto. Ciao. Ciao. Adesso vi faccio vedere delle cose veramente originali. Questo è il signor Antonio, salve. Buongiorno. Buongiorno, le faccio i complimenti perché vedo delle cose veramente particolari. Queste le fa tutte lei a mano? Sì, tutto a mano. Questo qua non c'è niente di macchine. Niente. Di macchinari. No, che pazienza. E delle cassette di frutta e verdura. Cassette di frutta e verdura, pensate. E sono tutti monumenti esistenti, cioè sono riproduzioni di monumenti. Trovo sul giornale e me li faccio. Questo qui è il Duomo di Cremona. Oddio! Questo è di Crema invece. La conosco. Ho abitato a Crema per tanti anni. Allora, è stupendo, ha fatto anche il Torrazzo. Sì, il Torrazzo, per chi non lo sapesse, esatto, è la chiesa, è il campanile. Alto d'Europa, praticamente attaccato a una chiesa. Bravo. Non ricordo quanti metri sia, ma 110. Molto bravo. Signor Antonio, vero? Sì, è super informato. Sì, ma lei, quindi vedo ci sono un sacco di monumenti della provincia di Piacenza. Sì, sono di Piacenza, per quello giustamente. No, anche un pezzo, questi qua sono di Parma. Per esempio, c'è quella. Sì, questa è di Reggio Emilia, di Don Camillo Peppone. Ah, quale questo? Ah, infatti ha messo su anche E lei fa un po' di mercati in giro comunque quando può. Sì, così vado a farli vedere, via. Ecco, qua lo ha scritto, costruite con legno riciclato, cassetta di frutta e verdura, esatto. Complimenti. Grazie. Veramente molto molto bravo. Grazie. Adesso vi faccio vedere delle cose veramente originali. Questo è il signor Antonio, salve. Buongiorno. Buongiorno, le faccio i complimenti perché vedo delle cose veramente particolari. Queste le fa tutte lei a mano? Sì, tutto a mano. Questo qua non c'è niente di macchine. Niente? Di macchinari. No, che pazienza. E delle cassette di frutta e verdura. Cassette di frutta e verdura, pensate. E sono tutti monumenti esistenti, cioè sono riproduzioni di monumenti. Trovo sul giornale e... me li faccio. Questo qui è il Duomo di Cremona. Oddio. Questo è di Crema invece. La conosco. Ho abitato a Crema per tanti anni. Allora, è stupendo, ha fatto anche il Torrazzo. Sì, il Torrazzo, per chi non lo sapesse, esatto, è la chiesa, è il campanile più alto d'Europa, praticamente attaccato a una chiesa. Bravo. Non ricordo quanti metri sia. Ma 110. È molto... Bravo. 110. Signor Antonio, vero? È super informato. Ma lei, quindi vedo ci sono un sacco di monumenti della provincia di Piacenza. Sì, sono di Piacenza per quello giustamente. No, anche un pezzo, questi qua sono di Parma. Per esempio, c'è quella. Sì, questa è di Reggio Emilia, di Don Camillo Peppone. Ah, quale questo? Ah, infatti ha messo su anche. E lei fa un po' di mercati in giro comunque quando può. Così vado a farli vedere, via. Ecco, qua lo ha scritto, costruite con legno riciclato, cassetta di frutta e verdura, esatto. Complimenti, grazie. Veramente molto molto bravo. Grazie. E qui abbiamo invece il signor Elio, buongiorno. Buongiorno. Vi faccio vedere che cosa fa, sono tutti oggetti che fa lei a mano? A mano, sì, corna di cervo, di daino, caprioli, bastoni e via. Bastoni intagliati, quella è una radice, vero? Sì, sì, quelle sono radici del trebbia. Queste, quelle. Ah, le raccoglie sul trebbia e poi... Il trebbia e poi le leviga, giustamente, poi le adatta un po', via. Complimenti, eh?
Tutta roba che faccio io, certo la macchinina che non c'entra niente. Lei ha un sito internet? No. No? Però gira, fa vari mercatini, quindi... Ah, qualcuno, ma da poco. Poi mi sono deciso di farlo perché c'ho la cantina piena. Giusto? Guardi, anch'io mi sono deciso di fare e le allora cose... E allora vado un po' in montagna, nei paesini intorno a Piacenza, quelle robe lì. Complimenti. Adesso faccio il giro anche dall'altra parte. C'è anche quelli, bastoni, anche quelli. Ah, adesso vado a riprenderli. Ah, i bastoni, sono partito con i bastoni. Ma questo dopo... che cos'è, osso? È corno di cervo. Ah, corno. Gli scarti, che non posso fare i foderi o i manici di coltello, li uso per... Ah, e l'intaglia? Ma questo sì. Pallino, cioè, l'ha messo lei? Ah, no, l'ho messo io, una pallina di acciaio. Okay. Avevo gli occhietti di vetro, non li trovo più, se no prima mettevo gli occhietti di vetro, no? Sembrava questo un po' più... praticamente sembra un cagnolino, non so. Sì, Beh, comunque sono degli animaletti. Esatto, in base alla forma che non puoi modificare come sì, fai. Lei si lascia guidare dall'estero, esatto, creativo. In base come hai già fatto. Come un creativo deve essere. Esatto. Che bello questo. Ah, tutto questo è il mio. Ogni pezzo, qua c'è il cinghiale con i due cinghialini, qua un airone, qua un'aquila. Stupendi. Qua c'è un'altra aquila. Beh, ma questa qui è un'aquila. Qua sopra, lo scoiattolo. Qua la lepre con i due leprotti. Mi piacerebbe avere una cosa così da incastonare nelle... Ah, da fare... sì, sul tipo la... un medaglione, no? È la corona, di fatto è durissimo, quella corona dove è attaccato l'osso del cervo. Ah, ho capito. Ma lei va... Sì, vado anche a caccia, sì. E quindi lei caccia i cervi e dopo... Sì, no, ma si trovano anche, perché tutti gli anni li perdono, no? Ah, perché fanno la muta? Eccoli qua, fanno la muta, tutti gli anni nel bosco si può trovare. Ah, quindi lei li trova dopo? Si trova e dopo li lavora in base... Ma dov'è che si trovano? Sulle colline? Dove... No, in Piacenza. Ah, ok, sulle colline piacentine, no, quindi. Sono dappertutto ormai, caprioli, daini e cervi. Ah, pensa. Sì, si trova. Complimenti. È una passione. Grazie, no, complimenti e buona giornata. Che bello questo. Io mi sono assentata un attimo dal mio posto per venire a fare un giretto. E quasi quasi resto qui, di lì ci sono le piscine, le fontane. E poi qui c'è una locomotiva vera parcheggiata. E la musica che lascia molto desiderare. Questa ancora è decente. Prima c'era qualcosa tipo quelle stradine che tu mi fai far, cara Rosina, una roba del genere. Per una che ascolta i Rammstein forse è un po' troppo. Però sono andata in modalità stand-by, mi sono automessa i tappi alle orecchie e adesso torno verso il mercatino. Yeah! No, ma tipo io mi voglio trasferire qui in giro vagando, ho trovato anche le caprette. E lì ce n'è una piccina. E lì sta quel caprone. Mi pare di scorgere delle corna. Ciccio. Sì, sto facendo il video, sono troppo cicce. Ciccino. Ma se lo chiamo come il gatto, no. Mi sa che senza foglie di insalata, no insalata, non parti. Il caprone non si muove. Però è tenerissimo. No, scusate, ma io ho trovato l'amore della mia vita. Oh, ciccia, ciccio, vai di capito. No, ma vabbè, ma io ti amo. Sei stupenda o stupendo, non lo so. Ma non lo so, ho paura. Io vorrei accarezzare, ma ho paura di prendere il morsicone dalla casa. È troppo ciccia, non vi dico che puzza di caprone che c'è qui, ma è stupendo. Cicciolo, cicciola. Mannaggia, non c'è niente da darti da fare. Non lo posso portare a casa io, eh. No, come si fa a stare alla bancarella quando ci sono queste figaggini in giro? Ciao ciccina. Io me ne vado, ciao, quindi non ti porto a casa con me? Non ci vieni a casa con me? Ti metto con i gatti? No, va bene, ciao caprotto.